le scelte del Papa sono sempre, soprattutto di Papa Francesco, sono sempre una grande sorpresa, ma è un modo anche per ricordare a tutta la Chiesa, al mondo, l'importanza chiave di Gerusalemme nel contesto non solo della Chiesa ma anche della comunità internazionale. La decisione di Papa Francesco di nominare cardinale Monsignor Pierbattista Pizzaballa il 30 settembre ha colto di sorpresa questo francescano bergamasco, classe 1965, in passato custode di Terra Santa, poi amministratore apostolico. Incontriamo il primo patriarca latino di Gerusalemme a ricevere la porpora cardinalizia nella città nella quale vive dal 1990. Sono tutti molto contenti, innanzitutto la comunità cristiana, ma anche le altre comunità islamica, ebraica, sono tutti diciamo molto fieri che Gerusalemme abbia questo ruolo, se si può dire così, all'interno della Chiesa e del mondo. Uomo di dialogo, Monsignor Pizzaballa ha le idee chiare sulla missione della Chiesa in questa terra piena di conflitti sanguinosi e crocevia di religioni e culture diverse. Il nostro ruolo innanzitutto è quello di dire la verità, ma anche dare prospettive, dire non solo quello che non va, ma come dovrebbe essere e cosa vogliamo fare qui insieme.